Bentrovati ad una nuova puntata. Apriamo parlando di AgriUmbria, la mostra nazionale dedicata ad agricoltura, zootecnia e alimentazione, in scena al centro fieristico Umbria Fiere di Bastia Umbra, un'edizione da record, la 55esima, dove tra gli altri espositori ha preso parte anche il Consorzio Agrario dell'Umbria. Sentiamo Rossana Fuffaro. Nella sua doppia vocazione di festa popolare e fiera commerciale, dove si stringono delle partnership e si consolidano rapporti, quest'anno AgriUmbria ha superato ogni record di stand oltre 450 e di presenze oltre 85.000. La mostra nazionale dedicata ad agricoltura, zootecnia ed alimentazione più grande del centro Italia ha raggiunto così la 55esima edizione. La più grande di sempre in termini di estensione espositiva. La parte nuova per quanto riguarda proprio il settore espositivo riguarda l'inserimento del settore forestale, forestazione boschivo. Lì abbiamo creato un'area anche di demo per un'attività che io ritengo possa essere il futuro anche, no, delle biomasse. Gli espositori presente anche il Consorzio Agrario dell'Umbria, con oltre 120 anni di storia. Il Consorzio Agrario, con i suoi 10.000 clienti fissi ogni anno, più tutti coloro che si rivolgono ai nostri garden e che non sappiamo quantificare, è un punto di riferimento per l'Umbria, è una delle aziende leader in maniera assoluta, ha una diramazione su tutto il territorio regionale con oltre 20 agenzie che sono presenti sul territorio, più la base che è a Ponte San Giovanni, ovviamente, più lo stabilimento industriale dove confezioniamo olio e vendiamo in tutta Italia. Quest'anno siamo qui nella parte meccanizzazione anche con un nuovo marchio che è McCormick, nome internazionale, ma è l'unica casa costruttrice che costruisce tutte le macchine in Italia e tutti i pezzi sostanzialmente in Italia. Quindi ho un connubio anche con l'agricoltura italiana di qualità. Chiaramente è un momento molto particolare perché cambiamenti climatici, aumenti dei costi di produzione stanno fortemente segnando le nostre imprese, ma questo non ci ferma, perché comunque anche lo spirito che si vede in fiera, anche questa effervescenza di imprese, significa che c'è attenzione al settore, significa che c'è voglia di crescita, di resilienza. È ovvio che dipende molto anche da alcune decisioni, in particolare a livello comunitario, che devono essere prese, come il principio di reciprocità, cioè bloccare queste importazioni selvagge che fanno dumping alle nostre imprese e fanno soprattutto danni ai consumatori. E semplificare la burocrazia e soprattutto andare avanti con l'innovazione tecnologica. I leader europei sono tornati a parlare di agricoltura ai massimi livelli e quindi ci danno la possibilità di sperare che si torni ad avere un mondo, soprattutto in Europa e in Italia, che guardi all'agricoltura come centralità e guardi all'agricoltore non come avversario del territorio, come qualcuno lo ha raccontato, ma come primo ambientalista. Ancora AgriUmbria, ma ci spostiamo allo stand della Molini Popolari Riuniti. Il presidente della cooperativa, Matteo Baldelli, ci ha raccontato le ultime novità dell'azienda nel segno della filiera e della sostenibilità. Per noi, Rossana Furfaro. La Molini Popolari Riuniti rinnova la sua partecipazione ad AgriUmbria, un appuntamento abituale nel programma eventi dell'MPR, attraverso il quale l'azienda guidata dal presidente Matteo Baldelli punta a rafforzare legami e rapporti con clienti, fornitori e soci, forte anche degli investimenti appena realizzati per un miglioramento dell'efficienza produttiva ed energetica. Abbiamo concluso un importante investimento al nostro mangimificio di Umbertide. Questo qui ci consentirà di velocizzare i tempi, di migliorare il ciclo produttivo, ma anche di risparmiare da un punto di vista energetico. Tant'è che pochi mesi fa abbiamo inaugurato un impianto fotovoltaico proprio sul tetto del nostro mangimificio. 330 kW di potenza daranno una grossa mano alla produzione, ma saranno anche un segno tangibile dell'impegno della cooperativa verso la sostenibilità produttiva ed energetica. Investimenti anche nell'area molitoria, dove MPR ha concluso il completo rinnovamento dell'impianto di Amelia.
oltre mezzo milione abbiamo investito per migliorare anche qui l'efficientamento produttivo. Diciamo che con riusciamo a produrre il 40% di prodotto di farina in più rispetto al vecchio impianto. Abbiamo fatto questo efficientamento, ma anche la nuova confezionatrice di farina, che ci permette di gestire anche più referenze e ci consente anche di andare sul mercato con delle confezioni riciclabili totalmente, con una chiusura ermetica, quindi escludono la fuoriuscita del prodotto dallo stesso pacchetto, e poi anche ci consente di avere, abbiamo realizzato un packaging molto più moderno e accattivante. Il settore mangimistico ha visto incrementare i propri volumi di produzione e bene anche la performance della panificazione, dove con alcuni suoi marchi la MPR si conferma leader nel centro Italia. I nostri consumatori stanno veramente scegliendoci quotidianamente, ovviamente con i soliti e con le referenze classiche, il filone, la filetta, ma ci stanno dando soddisfazioni, dicevo, anche prodotti tipici, pani speciali e la nostra pinza. Nel futuro della Molini Popolari Riuniti, le parole d'ordine sono filiera e sostenibilità. Tutte le politiche regionali sono rivolte alla creazione di filiere che devono accompagnare anche le piccole imprese agricole. Quello che dobbiamo provare attraverso le politiche comunitarie, quelle nazionali e anche quelle regionali, a garantire a tutti gli agricoltori la sostenibilità economica. Ancora un focus su Agri Umbria con un altro protagonista presente a tutte le edizioni della mostra nazionale, il gruppo Grigi. L'intervista al suo presidente Luciano Grigi nel servizio di Rossana Furfaro. Agri Umbria rappresenta la punta di diamante del polo fieristico regionale. E cresce di anno in anno. Quest'anno abbiamo avuto un record di adesioni di espositori a tutti i livelli e in tutti i settori, e questo va nella direzione di continuare ad assicurare ad Agri Umbria lo sviluppo che merita. Agri Umbria chiama, il gruppo Grigi risponde e accoglie i visitatori nello stand che racconta storia e futuro dell'azienda, da 70 anni produttrice di alimenti zootecnici e oggi tra le poche imprese in Italia del settore che può annoverare la copertura di un'intera filiera, dalla produzione delle sementi alla cura e servizi per gli allevamenti. Il gruppo ha circa 3.500 clienti, perciò facciamo qualcosa anche per loro dal momento in cui vengono da lontano, chi dalla Sardegna, chi dalla Puglia, dalle Marche, dalla Toscana, dalla Campania. Il nostro settore principale è ritiro cereali e mangime. Poi abbiamo l'azienda agraria, 1200 ettari, abbiamo vacche da latte, insomma spaziamo in vari settori. Puntiamo sulla qualità dei prodotti e la trasparenza. Questo per noi è una cosa essenziale. Abbiamo il nostro direttore commerciale che gli abbiamo dato questa linea guida, sotto di lui ha 50 agenti e tutti devono parlare la stessa lingua. Negli ultimi 10 anni il gruppo Grigi ha avviato una profonda trasformazione e investito fino a diventare leader di mercato e proprietario dei più importanti marchi di mangimi del centro Italia. Pensiamo di sviluppare acquistando altri marchi e crescendo ancora di più. Per adesso siamo fermati, stiamo portando avanti anche un grosso progetto a livello mondiale per le vacche da latte e per i polli, è una cosa nostra che stiamo brevettando proprio in questo momento. Stiamo in collaborazione con l'Università del Cincinnati, col professor Kenneth Sechel e col professor Carlo Clerici dell'ospedale di Perugia, e sarà una sorpresa per l'anno prossimo, per la fiera del 2025. Ora andiamo a Castiglione del Lago per la rassegna cinematografica Il Trasimeno incontra il cinema emergente, promossa dall'associazione Castiglione del Cinema. Sul palco tanti protagonisti della settima arte, come ci racconta Nicola Torrini.
Per il secondo anno consecutivo, il Borgo di Castiglione del Lago ha ospitato la rassegna cinematografica Il Trasimeno incontra il cinema emergente, promossa dall'Associazione Castiglione del Cinema. Sin dal primo giorno, il palco del nuovo cinema Caporali è stato calcato dai protagonisti della settima arte, che hanno così potuto incontrare il pubblico e confrontarsi con esso, presentando le proprie opere. A inaugurare il festival sono così stati il giornalista e conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua e i registi Andrea Cacciagli e Simone Massi. Quest'ultimo, ritenuto tra i principali autori di film d'animazione in Italia, ha in particolare portato il suo primo lungometraggio dal titolo Imbelle, realizzato con il suo tratto e il suo stile inconfondibile. Il mio lungometraggio d'esordio tocca vari temi, su tutti quello del territorio, questo spicchio di terra ai confini dell'Umbria, delle Marche del Nord. Racconta la storia con la S maiuscola, che è entrata senza chiedere permesso nelle case della povera gente, dei contadini, gli ha stravolto la vita. Racconta le storie degli ultimi, e racconta anche della scuola, di quello che è stato il percorso lungo molti secoli, che grosso modo intorno agli anni 70 permette anche ai figli dei contadini, ai figli della povera gente, di avere accesso alle scuole, quindi di avere un'istruzione. Poi però abbiamo anche raccontato opere prime di giovani che parlano anche ai giovani, per esempio Via Don Minzoli numero 6 di Andrea Cacciagli, che ha raccontato il passaggio dall'età dell'adolescenza all'età adulta attraverso un lutto e attraverso l'abbandono di una casa, e quindi come i luoghi ci diano una forza identitaria. È importante trovare dei luoghi di scambio, dei luoghi di dialogo, ed è bello farlo in posti così belli, in un bellissimo cinema appena ristrutturato. Credo che sia una possibilità sia per noi registi che per il pubblico di scoprire nuove opere e di dialogare appunto con le persone che le vedono. Il giornalista Bevilacqua ha invece presentato la docufiction in stile Interviste Impossibili, dedicata ai maestri Pietro Vannucci, detto il Perugino, e Luca Signorelli, prodotta in collaborazione con il GAL Trasimeno Orvietano. Io ho chiesto ai due grandi artisti che cosa avevano dedicato all'Umbria, che cosa c'era nei loro freschi e quanta Umbria c'era. Naturalmente tanta, e vedrete delle immagini pazzesche, fantastiche, perché le abbiamo realizzate con proprio una serie di droni specializzati. Siamo entrati anche dentro al Duomo di Orvieto e abbiamo ricostruito un villaggio rinascimentale con costumi d'epoca. Trasimeno Orvietano sostiene convintamente questa edizione di Castiglione Cinema, un'edizione che ha aumentato quel contatto, incentivato quel contatto con i giovani, con le scuole, che secondo noi è fondamentale che cinema, cultura arrivi al cuore delle nuove generazioni. È primavera in Valnerina con la 17ª edizione della mostra Mercato del Giardinaggio e del Florovivaismo a Santa Anatolia di Narco, nell'Abbazia dei Santi Felice e Mauro, il 30 aprile e il 1 maggio. Ad attendere i visitatori un tripudio di fiori e piante, colori e profumi in uno scenario naturale unico e tante attività collaterali, corsi, iniziative per bambini e degustazioni. Gusto, energia, qualità. Protein è la nuova bevanda da latte scremato 100% italiano, altamente proteica, con zero grassi e ad alto contenuto di calcio.
Protein adatta a tutti, ideale per la prima colazione o dopo gli allenamenti per reintegrare il fabbisogno proteico. Protein, il gusto del latte, l'energia delle proteine. Da Romeo Auto sono ripartiti gli eco-incentivi statali. Se hai una rottamazione, da Romeo Auto trovi Kia Picanto a 11.900 euro, nuova Opel Corsa a 12.900 euro, Citroen C3 a 13.900 euro, nuova Peugeot 208 a 14.900 euro. Credi ai tuoi occhi, prezzi veri e senza anticipo. Ti aspettiamo da Romeo Auto nei nostri showroom di Perugia, Pontefelcino, Gubbio e Città di Castello. Riscaldamento, condizionamento, trattamento acqua e wellness. Forte di un'esperienza pluriventennale, l'azienda Manutec di Ponte Valle Ceppi di Perugia è specializzata nell'installazione, assistenza tecnica e riparazione di caldaie e condizionatori. Parole d'ordine: professionalità, competenza, disponibilità e rapidità. Manutec è a Ponte Valle Ceppi di Perugia in via dei Mestieri 9. Central Car, da 40 anni la tua concessionaria Jeep in Umbria. Affidabilità, forza, personalità e stile. A Perugia, Foligno, Terni. Ieri, oggi, domani, il sogno Jeep continua. Da un capolavoro della natura ad un capolavoro della manifattura Orafa. Solo da Bartuccini Gioiellerie, centro diamanti naturali e laboratorio Orafo, puoi realizzare il tuo gioiello unico e sostenibile, con diamanti naturali certificati ed etici. Bartuccini Gioiellerie, preziosi per sempre. A Città di Castello torna Holy Wine, il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine, in scena a Palazzo Vitelli sabato 27 e domenica 28 con l'evento aperto a tutti e lunedì 29 aprile per operatori del settore Bayer. Vediamo nel servizio la presentazione dell'evento. Undicesima edizione per Only Wine, il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine, in scena a Palazzo Vitelli di Città di Castello sabato 27 e domenica 28 aprile, con l'evento aperto a tutti, appassionati di vino e turisti, e lunedì 29 dedicato al B2B per operatori del settore Bayer. Quest'anno abbiamo 142 cantine provenienti da tutta Italia. Stavo sottolineando in conferenza stampa un po' nel dettaglio i 16 produttori provenienti dal Piemonte, i 14 produttori provenienti dalla Sicilia. Sta a significare, parlando di piccoli produttori con meno di 7 ettari, con meno di 40 anni, l'importanza e lo sforzo che questi produttori fanno per essere qui con noi 3 giorni a Città di Castello. Una kermesse dai numeri significativi dunque, con 20 regioni, cantine straniere, oltre 400 etichette, degustazioni guidate, masterclass e un evento in piazza Matteotti nel cuore della città. La seconda edizione dell'Extra Wine, una vera e propria fuori salone con tantissime attività che animeranno il centro storico in collaborazione con i commercianti, bar, ristoranti e tutte le attività per accogliere nel miglior modo i visitatori in questi 2 giorni. Partner e coideatore dell'evento dalla prima edizione, l'Associazione Italiana Sommelier dell'Umbria. Questa è una manifestazione intanto che dà voce a piccoli e giovani produttori che normalmente non hanno la possibilità di avere un palcoscenico di questo tipo, e ancor più visto che Holy Wine è cresciuta negli anni e oggi, come diceva Andrea Castellani, possiamo considerare questo evento come un gioiello a livello nazionale per quello che riguarda le rassegne sul mondo del vino. Questo mondo per l'Umbria è un mondo importante, quindi ci fa piacere che la nostra regione ospiti una manifestazione di questo respiro.
noi la guardiamo non solo con interesse, ma la sosteniamo perché crediamo che il vino, la produzione enologica, sia uno dei tratti distintivi e peculiari, una delle eccellenze del nostro territorio, e crediamo che il vino sia uno straordinario ambasciatore del territorio. C'è la possibilità, invito tutti ad acquistare il biglietto ad un prezzo agevolato fino al 20 aprile nel sito hollywinefestival.it. Per il resto, 11ª edizione, veramente molto ricca, una selezione particolare, quindi siamo molto molto contenti. Uno spettacolo a Perugia per la presentazione della nuova Volkswagen Tiguan. La concessionaria Autocentri Giustozzi ha infatti organizzato un evento unico con il violinista Andrea Casta. Vediamo il servizio di Rossana Forfaro. It's all over, I believe it. I'm on your side. Una serata in grande stile è andata in scena alla concessionaria Autocentri Giustozzi per il lancio della nuova Volkswagen Tiguan, con lo showroom di Perugia trasformato in uno speciale palcoscenico. Protagonista è il nuovo SUV, che si presenta con motori diesel, ibrido mild hybrid e ibrido plug-in. È un design sportivo e accattivante, con la sezione anteriore completamente ridisegnata e un posteriore poderoso dotato di striscia luminosa a LED. La nuova Tiguan è un'auto che emoziona, creata per tutti i viaggi della vita. È il debutto più atteso per l'anno 2024 del gruppo Volkswagen. E questa vettura si rinnova nei tre pilastri fondamentali, che sono il design, la tecnologia e la sostenibilità, con nuovi motori di ultima generazione, con autonomie fino a 129 km nell'elettrico. A sottolineare le sue linee decise è stata la straordinaria performance di Andrea Casta, il violinista elettrico crossover italiano più celebre al mondo, soprannominato anche violinista Jedi, per via della sua passione per Star Wars, che lo ha portato a rendere il suo archetto una sorta di spada laser luminosa, con applicazione di LED, trasformando i suoi show in visual concert. Ad arricchire lo spettacolo anche effetti laser e l'esibizione di ballerini, per un apericena estremamente curato nei dettagli, che ha saputo trasportare i numerosi ospiti in un affascinante viaggio tra luci e suoni. È proprio l'idea di avere degli elementi narrativi che sono anche legati alla luce, che il mio archetto appunto racconta. Non è una spada per ferire o per fare la guerra, ma è anzi un simbolo di pace e di comunicazione, perché la musica è un linguaggio universale e appunto viaggiare è l'unico modo per conoscere altre civiltà, altre persone, viaggiare con la fantasia, come nel caso della fantascienza, o viaggiare in concreto, come nel caso delle automobili. Sono tanti anni che cerco di legare ciò che suono all'immaginazione, a una visione che sia al passo con i tempi, che piaccia alle persone dei nostri tempi, nonostante il mio violino venga da lontano, abbia una storia di 500 anni. Però appunto declinato in maniera elettrica e con tanti visual che evocano storie, narrazioni particolari, riesco a portare il violino nel presente e soprattutto nel futuro. La nuova Tiguan è la regina della serata, ma realmente è anche il pretesto per fare una festa con i nostri clienti. Quindi questa serata si è svolta bene perché abbiamo loro offerto la possibilità di vedere in anteprima la macchina che avevano acquistato con fiducia verso la marca e verso di noi. E quindi ecco, è stata una serata insieme alle persone che ci vogliono bene. A Pietralunga beneficenze VIP per i 60 anni dell'imprenditore Giuliano Martinelli, titolare dell'azienda Giuliano Tartufi, che ha organizzato una grande festa a cui hanno preso parte oltre 500 persone. Tutti i dettagli con Nicola Torrini. Le feste per bene bene, io le posso fare, posso fare quante me ne pare, ma se in ciò gli amici. E quindi bella serata, 60 anni, è andata anche questa.
Oltre 500 persone, familiari, amici, concittadini, collaboratori, dipendenti, sportivi e rappresentanti delle istituzioni locali si sono ritrovate a Pietralunga per festeggiare i 60 anni dell'imprenditore Giuliano Martinelli. Per celebrare questo importante traguardo di vita, infatti, il titolare della Giuliano Tartufi, azienda tra le più quotate a livello internazionale per la lavorazione e commercializzazione del tartufo, ha organizzato negli spazi del suo stabilimento un grande evento caratterizzato da musica e spettacoli, buon cibo, grande allegria e tanta beneficenza. Questo è stato appunto l'unico regalo che il re del tartufo ha accettato per il suo compleanno, un'offerta libera da devolvere alle associazioni di volontariato sociale. È una cosa che facciamo sempre e questa è una bella occasione, no? Per dare una mano anche a chi per la ricerca, perché sembra sempre la solita roba semplice, 1.000 euro, ma tanto chi li prende, ma 1.000 euro per 1 milione di persone sono 1 miliardo, quindi 1.000 euro ben vengano. E noi abbiamo una lista di associazioni a cui facciamo sempre la donazione annuale, questa sarà quella in più. Oltre alla musica e agli spettacoli, ad allietare la serata a livello enogastronomico è stata la cosiddetta Compagnia del Tartufo, un gruppo di chef umbri che già l'anno scorso ha preso parte alla mostra Mercato del Tartufo Bianco di Pietralunga e che per l'occasione ha offerto al pubblico piatti speciali all'insegna della tradizione e dell'innovazione. Accanto all'allegria e alla solidarietà, c'è poi stata l'occasione di risfogliare le vecchie foto in bianco e nero riemerse da cassette in cui si ripercorrono le tappe di una vita. Su 60 anni c'è tanta gente che conosci, che non c'è più, ovviamente tutti gli affetti, ma anche gli stessi cani, no? Che non li rivedi, non ci sono più, quindi è un momento di riflessione. Tra le personalità note intervenute ai festeggiamenti, oltre ai numerosi artisti presenti, anche l'amata cuoca televisiva Anna Moroni e l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema, storico amico del cavaliere Martinelli. Mi aspettavo che il compleanno di Giuliano fosse una festa popolare, come in effetti è. Perché lui è rimasto un uomo del popolo ed è rimasto profondamente legato a questa terra. D'altro canto, diciamo, la sua ricchezza e il suo successo nasce da questa terra e lui ha saputo non soltanto vendere un prodotto, ma anche promuovere una cultura, una civiltà, un modo di essere, un modo di vivere, e questo secondo me è il segreto del suo successo. Non poteva inoltre mancare la squadra e lo staff tecnico della Pietralunghese Calcio, di cui proprio Giuliano Martinelli è presidente. Il compleanno del patron è stata quindi anche l'occasione per festeggiare tra cuori e canti la Coppa Italia promozione vinta pochi giorni prima dai rossoblù nella finale di Gubbio contro il Cannara. Ci spostiamo a Terni, dove nella suggestiva cornice dell'ex Foro Boario è andato in scena in prima assoluta l'inaugurazione del nuovo contenitore di eventi Umbria Forum, lo spettacolo Amores, con protagonisti eccellenti. Vediamo il servizio. Una performance unica nel suo genere, dedicata alla storia di San Valentino, patrono della città di Terni, che ha saputo declinare attraverso le arti il tema dell'amore. È stato lo spettacolo Amores in prima assoluta a inaugurare Umbria Forum, il nuovo contenitore di eventi della città di Terni, luogo di aggregazione sociale e culturale nella suggestiva cornice dell'ex Foro Boario. Il primo evento inaugurale di Umbria Forum, Amores, grazie alla direzione artistica di Daniele Cipriani, che abbiamo coinvolto per dare vita a questo racconto su San Valentino e in particolare sull'amore in tutte le forme, attraverso dei quadri di danza, teatro, musica e sport. Amores è uno spettacolo che coinvolge tutti, perché tutti noi abbiamo bisogno dell'amore, e sarà la danza, la musica con Tosca,
ma anche la parola, con la parola di Edoardo Siravo, che metterà insieme tutti noi per una serata di grandi emozioni e per una grande fortuna a Umbria Forum. La serata è stata condotta dalla giornalista Paola Saluzzi. Il titolo Amores prende spunto dai versi di Ovidio, elegiaco magister Amoris, interprete dei tormenti quotidiani di ogni innamorato. Le arti hanno dato forma e sostanza attraverso tableau vivant a questo sentimento universale. A brillare sul palco un parterre eccellente di artisti, tra cui Eleonora Bagnato, già étoile de l'Opéra de Paris. Portiamo uno spettacolo completo e abbiamo come chiusura una sorpresa, direi, perché interpretiamo con due giovani coreografi talentuosi che abbiamo portato anche al Teatro dell'Opera, Simone Repele e Sasha Riva, con una coreografia insieme a mia figlia Giulia. Lo spettacolo ha coinvolto anche i bambini delle scuole di danza ternane che si sono esibiti insieme a grandi artisti. Per me è un privilegio perché alla fine credo che portare la cultura a tutta la gente è algo per me magico. E avere questa opportunità di essere qua con tutte le stelle come Eleonora Bagnato, come Sasha e Simone, come tutti i bambini che magari è la prima volta che vanno al palcoscenico, per me veramente è algo meraviglioso e sono molto contento di essere qua. Danza dunque, musica con la potente voce di Tosca accompagnata dai suoi musicisti, performance di ginnastica ritmica con le ex farfalle della squadra nazionale italiana dell'aeronautica militare nello spettacolo e la prosa affidata a Edoardo Siravo. Doppia è la felicità perché da una parte partecipo a uno spettacolo importantissimo, bellissimo, prodotto da Daniele Cipriani, che è uno spettacolo con tantissime stelle che comincia qui proprio per la prima volta e questo è il secondo momento di felicità di inaugurare un palazzo dello sport e della cultura e dello sport bello come questo che è bellissimo, importante e quindi chi più felice di me. Con questo è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che i servizi andati in onda si possono rivedere su YouTube e vi invito a seguire le attività della nostra agenzia sui social e a visitare il sito www.avinews.it. Da Carla Damo e dalla redazione un buon proseguimento di programmazione.